Il libro Amaldi mostra cosa accade quando i vari materiali vengono posti all'interno di un campo B0 esterno, quello generato dal solenoide. Il materiale genera il suo campo induzione magnetica Bm, che io ho chiamato precedentemente B', che va a sommarsi vettorialmente con il B0 del solenoide, per dare il campo B totale. Vediamo che le sostanze paramagnetiche generano un campo B, cioè Bm del materiale nello stesso verso di B0 ma molto debole, così che il campo totale B è poco maggiore di B0. A livello grafico, a livello di linee di campo B, sappiamo che dove il campo B è più intenso le linee sono più fitte, ma siccome nelle sostanze paramagnetiche l'aumento di intensità di B è trascurabile, allora lo è anche l'addensamento delle linee del campo B all'interno del materiale. Infatti vediamo in questo disegno che in pratica le linee del campo B non sono più intense nel materiale piuttosto che fuori. La stessa cosa accade per le sostanze diamagnetiche, con l'unica differenza che il campo B del materiale è rivolto in direzione opposta al campo B0, ma è sempre molto debole, cosicché le linee del campo B all'interno del materiale sono un pochettino più rade rispetto a B0 fuori. Cioè le linee del campo B tendono a essere espulse dal materiale, ma in maniera praticamente trascurabile, infatti nella figura non si vede neanche questa differenza di addensamento tra fuori e dentro. È diverso invece il caso delle sostanze ferromagnetiche, che generano un loro campo Bm molto intenso, che fa addensare le linee del campo B all'interno, attraendo le linee esterne verso l'interno del materiale. Poi Amaldi introduce la permeabilità magnetica relativa a μr e presenta questa tabella dove ci sono alcuni materiali diamagnetici. Si riconoscono dal fatto che μr è appena inferiore a 1 e dei materiali paramagnetici che si riconoscono perché μr è appena superiore a 1.